Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è solo un video informativo per farvi sapere che è disponibile su Amazon, venduto e spedito da Amazon, l'Autel Evo 2, il drone americano che ormai tutti conosciamo, perché questo drone è unica alternativa vera a DJI per caratteristiche e prezzo anche, perché comunque diciamo che vanno di pari passo sia le caratteristiche che il prezzo, però un'alternativa valida, un'alternativa vera a quello che sono i prodotti DJI. Ovviamente il drone fino adesso non aveva riscosso qui da noi un successo esagerato, appunto per il fatto che era limitato dalle vendite, nel senso che non essendo venduto direttamente in Europa, ma bisognava acquistarlo dagli Stati Uniti o dallo store ufficiale o comunque da uno shop online statunitense, questo andava a limitare tanto chi voleva acquistare questo drone o aveva l'intenzione comunque di acquistarlo. In più ci si andava a mettere anche qualche spesa doganale, tutto questo ovviamente accompagnato alla garanzia che sì, c'era, però bisognava spedire il prodotto appunto negli Stati Uniti per farlo riparare, quindi tutto questo portava agli utenti che magari avevano una mezza idea di acquistare questo prodotto anziché un Mavic, per intenderci, alla fine optavano per il Mavic appunto per la garanzia, per l'assistenza, per tutto quello che è la vendita qua in Europa appunto dei prodotti DJI. Ma adesso con l'arrivo di questo Autel Evo 2 su Amazon Italia, venduto e spedito da Amazon direttamente, tutto può cambiare, perché comunque sia un prodotto che innanzitutto arriva il giorno dopo di quando lo andiamo ad acquistare, è già quello tanta roba, e in più sia comunque la garanzia di Amazon, perché quando un prodotto è venduto e spedito da Amazon sia questa garanzia per il cliente data da Amazon, che è numero uno ovviamente appunto come shop online a livello di assistenza clienti, che fa diventare questo drone davvero appetibile, perché comunque non vuole un prodotto DJI o vuole magari cambiare perché ha avuto un prodotto DJI fino adesso e vuole provare un'alternativa alla pari. Quindi adesso andiamo a vedere cosa propone Amazon. Allora, Amazon propone la versione base, che è questa, quella 8K per intenderci, base si fa per dire, perché comunque il prezzo è di 1.489 euro, che è il prezzo di questo drone qua. Ovviamente ci arriva il giorno dopo, vedete già consegna domani, e in più si ha il vantaggio, se lo si vuole, di acquistarlo con pagamenti rateali di Amazon, anche questi sono secondo me una figata pazzesca, perché uno, sono a zero interessi, e già questo tanta roba, e in più si attivano e si utilizza con una praticità esagerata rispetto ai soliti finanziamenti che si fanno quando si vanno negli negozi fisici normali. Qua è veramente super rapido l'attivazione del pagamento rateale, e poi è proprio a zero interessi, quindi solo vantaggi nell'acquistarlo appunto da Amazon, e in più ovviamente anche perché Amazon è l'unico venditore italiano ad averlo, se no bisogna acquistarlo appunto dagli Stati Uniti come è stato fino adesso, con tutti i contro che c'erano appunto dal punto di vista dell'assistenza e poi anche delle spese doganali. Poi in alternativa Amazon ci offre anche la versione 6K, cioè la versione quella top appunto dell'Autel Evo 2, però la versione con la valigetta e due batterie, quindi il prezzo è davvero importante, perché si ha un prezzo di 2.028 euro, quindi si ha la valigetta rigida, che poi non la trovo così comoda, perché sto valigettone che è proprio grosso, e parliamo di un valigettone grosso così rigido, vabbè, non è praticissimo, cioè a meno che lo si porta in macchina, ma per portare il drone quando si va a farlo volare in posti magari dove bisogna camminare o meno, non si va con sto valigettone. E si hanno all'interno due batterie ed il prezzo è di 2.028 euro. Questo è il drone, quello top, quello 6K con il sensore da un pollice, diciamo quello che è veramente il prodotto alternativo al Mavic Pro 2, perché comunque qua abbiamo un 6K con sempre il sensore comunque da un pollice, però queste poi sono opinioni, prove che uno fa, o magari sono solo diciamo gusti personali su quale è meglio, quale è peggio. In realtà comunque se la giocano, e anche qua vediamo i tempi un po' di consegna un po' più lunghi per questa versione, nel mio caso arriverebbe sabato, comunque sempre velocissima, perché comunque oggi è lunedì, arriverebbe sabato, mentre la versione 8K, che è quella base, costa circa 500 euro in meno ed è disponibile, vedete, già domani. Quindi ragazzi, questo era solo un video
per informarvi che chi vuole acquistare un'auto Evo 2, o meglio aveva un'idea di acquistarlo però ha rinunciato perché è disponibile solo negli Stati Uniti con la garanzia, vi dicendo che c'è, ma bisogna spedire il prodotto negli Stati Uniti, i tempi comunque di consegna che sono 5-6 giorni lavorativi e in più le spese doganali e via dicendo, tutto questo ovviamente fermava tanti di voi ad acquistarlo, e lo so che è così. Io, ragazzi, ho acquistato l'auto Evo 1, sono stato praticamente il primo a averlo portato su YouTube qua in Italia, però so cosa vuol dire acquistare un prodotto che non è qua da noi, nel senso non ha una garanzia qua da noi e non ha un'assistenza qua da noi. Ma con questa, diciamo, alternativa di acquistarlo su Amazon, dove è venduto e spedito da Amazon, veramente questo prodotto acquista tantissimo valore dal punto di vista della scelta, se scegliere questo prodotto o DJI. Dopo, gusti non gusti, quello è un altro discorso, meglio uno meglio l'altro sono altri discorsi, però perlomeno sono alla pari dal punto di vista del prendo questo, indipendentemente dalla garanzia e dal tipologia di acquisto di nazione dove lo si va ad acquistare. Quindi, ragazzi, se questo video informativo vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!